Ciao a tutti ragazzi in questa nuova parte di computer Andrea e Stefano. Ciao. La scorsa parte abbiamo fatto il boss al vivo. Eh sì, che è un po' strano da colpire giustamente, perché lei è scivoloso. Abbiamo cercato, dopo vari tentativi siamo riusciti, abbiamo capito che forse l'unico modo era al volo quando nel momento in cui saltava. Eh sì, è strano che. Cioè è strano comunque, sì. Perché lei vabbè è difficile colpirlo. Però siamo ancora nella zona di buggy, questa volta la parte 4 faremo. Inizieremo da Zoro, perché il rubber purtroppo ha fatto vita. Ah, perché guarda, appunto... non c'è nulla di male a iniziare. No, con vabbè, nel senso iniziamo con Zoro perché per il rubber avendo fatto lo scontro con Alvida. Eh sì, sì, poi si ricarica, penso, sì. Vabbè, una volta morto penso si ricarica. Ah, la grande circo zona 4. Ah sì, che qua abbiamo visto che dobbiamo entrare dentro, ci sono i cannoni. Sì. Ah, qua mi dicono di cambiare, ma non so se cambiare o meno, però non cambio perché purtroppo c'è poca vita. Sì, tanto va bene, anche se Zoro non è per nulla adatto ad affrontare Buggy perché è immune al suo potere, è immune al suo tipo di combattimento. Sì, perché è puzzle. Questo infatti è l'unico motivo che ha impedito, che ha fatto sì che molti dei nemici, dei boss... Perché vabbè sotto non è che cadevi. Cavolo, avevo provato, forse dovevo saltare in tempo per prenderlo. Prenderlo screen. Vabbè sì. Tipo vabbè pazienza. No, dicevo comunque che. Che Zoro è l'unico motivo per cui in molti casi, in abbastanza casi durante la serie. Non è stato in grado, non era possibile che fosse lui invece che Mikio alternativamente insomma ad affrontare il nemico di turno, era perché lui non aveva il potere giusto, perché il nemico era immune o poteva... Aspetta un attimo, se cambi capire che qua mi si sta caricando la barra. E sta per fare la sua tecnica speciale, farà tante... No, la barra alla rossa in... Ah sì, di che cos'è quella barra lì? La vedo adesso che si sta caricando. Ma secondo me è qualcosa di un effetto speciale, sai? Prima faceva quella combo di Ushibari, poi di Gasami Dori, mi pare. Noi siamo sotto, però sopra non so, non mai tutto questo perché era saltare in piedi. Vabbè, sì, comunque si va avanti. Beh, se no non avessi saputo cosa c'era sotto. Comunque, vabbè, a parte quello... Sotto, allora. Vabbè, sì. Comunque, dicevo che appunto uno di... Ad esempio Buggy, come in altri casi, cioè il tipo di potere ha impedito che Zoro, nonostante la sua forza sia pari a quella di Luffy, potesse battere gli avversari lì, perché li colpiva o non li poteva ferire, o lui veniva danneggiato da loro e Luffy no, come nel caso di Enel o in altre situazioni, diciamo. Aspetta, ma che riconosco la bomba di Luffy. Vabbè, vado a stare anche sulle bombe. Vabbè, sì. E poi c'è un'altra cosa che diciamo che Zoro, almeno prima della missione, aveva comunque della haki, insomma aveva uno stile di combattimento un po' meno versatile, cioè Luffy quando non era in grado di ferire il nemico era in difficoltà, così si inventava delle cose anche assurde per riuscire a bypassare. Cioè, non è che nel manuale riuscisse a fare tanti 10 che ci sono fatto perché è vinto dalla barra di piano. Ma c'è sicuro, però sì, volendo sì. C'è sicuro, vabbè adesso ci devo controllare, comunque diciamo no, che non riesco a controllare, a me così dico che potrei ritornarmi nel video che faccio di dire. Sì. Se riesco, comunque... no, non riesco a saltare perché era però un piccolo salto. Sì, perché cioè vedi, ecco questa è un'altra cosa, Luffy ecco magari qua, potrebbe... No, sono uscito. Ah ok, sì. Luffy potrebbe magari andare in alto, affrontare un nemico anche no, in aria, cioè... È un... Niente, è un non si riesce fatto... proprio, perché purtroppo il fondo silenzio... Sì... Cioè, detti niente, non potrò mai vedere che cosa succede. Vabbè, comunque appunto, vedi, quello lì mi fa pensare a... Cioè a Dressrosa ad esempio, cioè per dire, per fare l'esempio della cosa recente con
trova lì con Pika, cioè ha dovuto essere lanciato da quell'altro perché lui non è in grado di, cioè non è così bravo nel combattimento aereo di raggiungere un avversario in volo così. Poi cioè i suoi attacchi sono devastanti, ma come quelli di Pika. Io mi ricordo che la stessa 26 quando l'ha vinto da Sanji in Killer Bar. Sì, esatto, tipo. Esatto, ma no, ma perché appunto, vabbè, adesso Sanji non ne avrebbe più bisogno lui stesso perché ha imparato il sì, no, 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 no. Sì, sì, che no, dico, intendo che Zoro ne ha avuto bisogno allora e ne ha bisogno adesso. Sanji ne avrebbe avuto bisogno allora, ma non più adesso. Però, nel senso, e Luffy non avrebbe mai avuto bisogno, diciamoci la verità, cioè, stupido quello. Luffy è un combattente più versatile, può fare più cose, ha più possibilità. Però, cioè, come potenza, come statistiche, sa che muoio, sono sullo stesso piano. Sì, forse nell'acqua sì. No, perché non riesco... Ah, bellino! Non si muore, ma... Cioè... Doveva essere solo quelli del frutto avere quella cosa lì, che se cadono in acqua. No, ma cioè, diciamo la... Invece di morire, come da checkpoint. Ah, vabbè, sì, non nulla di male. Comunque, appunto, in molte situazioni Zoro non... si trova in difficoltà, se le sue spade vengono danneggiate, vengono perse, vengono... Cioè, sono troppi elementi in quel senso lì. Sempre che qua non riesco a... Salto sempre perché ho paura che cadi il punto. Sì, sì. Perché non si sa mai più. Già. E qui è uno di questi casi contro Buggy, se arriverai ad affrontare lui, che in teoria Zoro... Cioè... Aveva... Ecco, Ace. Sì, c'è anche Ace. Che ci fai? Ah, è vero che questo perché... è un... Ma sì, ma così è una specie di esatto, come il film. Ah, ci pensa Ace, bello! Sì. Cioè, lo aiuta. No, ma ovviamente adesso no, ma forse poi lo puoi giocare. Sai cosa? Sia un attacco, un aiuto esterno. Tipo come il sostegno, quello di terzo parte. Sì. Tipo la carta alle gambe, per poco là. Più o meno, sì, ma è una, praticamente una smart bomb, un guest, cioè, che fa solo una, è come nei vecchi picchiaduro a scorrimento che con un tasto chiamavi la parte speciale. Quelli di... sì. No. Ciao, ho sentito in quarto che mi serviva per andare un po' lunghetto oggi. Prego, salta bene Zoro. Mamma mia, cosa ho rischiato. Zoro purtroppo non riesce a saltare. Sì, cioè non è, sì, salta, però non è un gran saltatore, non è un grande, cioè Chopper già se mangia la Rumble Ball col jumping point è molto meglio di lui. Mamma mia, ho saltato proprio nel momento giusto. Volevano loro, eh? Sì. Spiegarci. Zoro, ecco qui. Zoro è forte nei combattimenti, proprio a distruggere, tagliare, proprio usare la potenza. Ma anche ci sono questi checkpoint qua in mezzo. Sì, sì, quello sì. Infatti il suo ruolo dall'enciclopedia è quello di combattente. Ma sì, cioè... Che ci sono io, adesso che ci sono i punti staccati, non ho potuto qua. Spero di non morire. Allora, qua devo prendere una bella risorsa. Ok, ce l'ho fatto. Devo saltare sul bordo. Sì, qua è una vecchia legge da giochi platform. Questo praticamente è quasi, cioè, questo qui è sostanzialmente un platform, cioè. Sì, ma è un... abbiamo già visto, non so. Sì, cioè, no, nel senso proprio... Sì, che devi saltare, sì. No, in genere, io direi che è sì che combatti, ma sai, non è mica il solo platform, cioè, il genere principale è quello. Perché allora anche Rockman, Omega Man, come lo si vuole chiamare, è un platform, Mega però spari... Vabbè, il suo nome originario sarebbe Rockman. Sì, lo comunque... so. Comunque il anche quello è un platform e non uno fa tutto, anche se fa, diciamo. Quindi ero quasi alla fine. Dove mi fa ritornare adesso? Boh, infatti.
Non mi dire che mi fai ritornare all'inizio della... Ah no, mi fa cambiare, cioè, non... Forse adesso riusciamo in qualche modo. Sì, riusciamo di sicuro. Perché Rubber c'ha il salto quello alto Eh sì, sì, ovvio, lui è più adatto a questa cosa. Ma ecco, qui appunto è un altro. Cioè lui è nel complesso migliore, non è più forte. È nel complesso migliore, cioè è un personaggio che ha più risorse. Ecco qua, c'è un fatto. Ok, qua dobbiamo cercare di saltare. Sì. Qua non mi... Ah, oh, vediamo cosa c'ha la gente. Ah, tutto, tutto. Eh sì, infatti. Ok. L'ananas è quella che fa più bene. Eh sì. Poi perché somiglia ai frutti del diavolo. Cioè. Perché l'ananas somiglia ai frutti del diavolo. Ok. Mi dà il cosciotto. Ti prego sotto. Frutta, frutta, frutta. Grazie Ananas, che tu sia benedetto Ananas. Grazie. Oh, siamo arrivati, eravamo arrivati alla fine, non ci credo. Infatti, ci credo. Infatti, infatti. Non ci credo. Ragazzi, siamo arrivati alla fine. Sì. Non potete capire cosa è successo in questi giorni mentre vi registravamo. Ci viene da ridere a me Stefano per quello che è successo. Sì, non si poteva sapere, ma in effetti era lì. Eravamo lì. No, non ci credo. Ci viene da ridere, cioè. Sì, infatti, non che durate poco, non è che... Niente ragazzi, la prossima sarà penso la zona, l'ultima zona. Sì, forse ultima, quindi ci sarà proprio buggy da affrontare. Non si sa. Niente, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi. Alla prossima, ci viene da ridere, ciao. Sì.